Di scena a Taranto la festa provinciale dell'unità, una 3 giorni che culminerà domenica con Elly Schlein, segretaria nazionale del PD. Previsto un intervento sul palco allestito nella centralissima piazza Garibaldi con il governatore di Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Nella giornata d'esordio della festa dell'unità ionica l'onorevole Roberto Speranza, già ministro della salute nei governi Conte 2 e Draghi. Tanti i temi affrontati, tra questi l'ultimo rapporto della Corte dei Conti sulla spesa sanitaria nazionale. Negli anni in cui sono stato ministro siamo riusciti a portare la spesa sanitaria sopra il 7% sul PIL. E questo è un risultato che bisogna difendere. Purtroppo la prima scelta del governo Meloni è stata in segno opposto, siamo scesi sotto il 7%. Vedremo in questa legge di bilancio. Il ministro Schillaci chiede 4 miliardi, io sostengo questa richiesta, spero che possono arrivare questi soldi, perché ogni euro che si mette sulla sanità non è semplice spesa pubblica, ma è il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. Quindi questa è una cosa vera che riguarda la vita reale delle persone e non possiamo tagliare i soldi alla sanità assolutamente. Io ci sono riuscito nei 3 anni da ministro a superare questo 7%, dobbiamo continuare su questa strada.